Mina Settembre domina gli ascolti della domenica, oltre 4 milioni di spettatori davanti alla TV. La fiction di Rai 1 con Serena Rossi si conferma uno dei prodotti più solidi della rete. Ancora un successo per Mina Settembre 2. La fiction di Rai 1 è stata il programma più visto della serata, conquistando 4.241.000 spettatori, pari al 24,7% di share. Il volto di Serena Rossi continua ad appassionare il pubblico della prima rete e, pur non riuscendo ad avvicinarsi ai numeri della prima stagione, si conferma uno dei prodotti più stabili di Rai Fiction in questa annata in cui la televisione sta affrontando un calo evidente di pubblico, soprattutto per quanto riguarda la prima serata. Mina Settembre chiuderà la seconda stagione la prossima settimana con l'ultima puntata, qui le anticipazioni. Con il risultato di Mina Settembre, Rai 1 tiene a debita distanza Canale 5 che con Greenland ha raccolto davanti al Video 1. 887.000 spettatori, pari al 10,9% di share. A seguire su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al Video 1. 970.000 spettatori, pari ad uno share del 10,4% e Che Tempo Che Fa il Tavolo 1. 76.000, 7,3%. Sono numeri che confermano il peso del programma di Fazio nella serata domenicale, con Rai 3 in grado di insidiare il duopolio delle principali reti generaliste, testa a testa con Canale 5. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l'attenzione di 801.000 spettatori, 4.2%, e Blue Bloods di 551.000, 3%. Su Italia 1 Le Iene presentano, Inside ha intrattenuto 910.000 spettatori con il 5,2% di share. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 645.000 spettatori con il 4,8% di share. Il programma di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi tiene testa alla concorrenza diretta di La 7 con Non è l'Arena che ha segnato il 3.8% con 510.000 spettatori. Su TV 8 il Gran Premio di F1 del Messico conferma il grande seguito di questa competizione, visto che la gara è stata seguita da 1.142.000 spettatori, 7,1%. Mentre sul 9 Il Contadino Cerca Moglie segna l'1.7% con 304.000 spettatori.